11, vuoto. Buongiorno, sono Giuseppe. Siamo sempre dentro Biblos. Oggi vi faccio vedere, come ho scritto nell'articolo di venerdì, vi faccio vedere come disegnare un'icona. Facciamo gli stessi passaggi, facciamo insieme, io e te che stai guardando il video, per disegnare l'icona che ho descritto nell'articolo di venerdì. Allora, qui sono dentro, immancabilmente dentro Biblos. Vediamo. Il cursore a 2,0 cm dal bordo, versione 5.10 di Biblos. Ok, versione 5.10 di Biblos. Mi raccomando, questa cosa qui delle icone funziona solo per diciamo solo per l'istruzione di trasparenza, funziona solo con le versioni dalle versioni 5.10 in poi. Andiamo nell'ambiente di grafica tattile. Menu file. Modifiche visuali, insert format, strumenti, Strumenti. menu strumenti, braille sotto menu, Braille, personalizza tabelle punto punto, grafica personalizza, tattile punto grafica punto, tattile. 510-50, grafica tattile senza nome, editazione, alt spazio, Mac più, ingrandisci non dispo 110-JavaScript. Ok. Vuoto. Siamo nell'ambiente di grafica tattile. Allora, la prima cosa che dicevo nell'articolo di fare è quello di ridimensionare il grafico che c'è qui sulla sinistra. Per ridimensionare il grafico si fa così, si potrebbe scrivere l'istruzione manualmente, ma non lo faccio, anche se sarebbe molto più veloce per me farlo, ma anche per voi, Barra del menu file. basta imparare cosa scrivere, Inserisci. è abbastanza Menu, semplice. dimensioni e posizione sotto menu. Allora, si va in inserisci, si scende giù o si torna su in dimensioni e posizioni. Dimensionamento punto E punto poi punto. su dimensionamento. Invio, sto lasciando il menu Y 116, inserisci dimensione grafico, dimensioni del grafico, X casella spin editazione 116. Allora, come coordinata X mettiamo come coordinata, come dimensione per il grafico orizzontale mettiamo 32 punti. Ome, U, vuoto 3, 2, 30, 32. Ok. Tab, dimensioni del grafico, Come Y Y. mettiamo ugualmente 32 punti. Ome, U, vuoto 3, 2, 30, 32. Tab, modifica solo le dimensioni, pulsante radio attivato 1 di 4. Scala alle dimensioni corrette, adatta l'immagine alle dimensioni, pulsante radio attivato. Ok, questo qui lo mettiamo adatto alle dimensioni. Tab, ok, pulsante, spazio, Ok, grafica tattile. fatto. Graphics size 32, 32, 1. Questa è l'istruzione. Graphic size 32, 32, 1. Bene, potreste, ripeto, potreste scriverle anche manualmente queste istruzioni qui. Fine, chiusa parentesi vuoto. Così come scriviamo l'istruzione che viene dopo, perché non c'è una finestra di inserimento guidato. Chiusa vuoto. Allora, vado su una nuova linea. Invio. E scrivo. G R A P H I C T R A N S P A R E N T. Aperta parentesi tonda. T R U E virgola C L W A I T E. Chiusa parentesi tonda. Scritto Graphic transparent, cioè CL vite. graphic transparent, è vero, true. E poi CL White, ok? CL White è una costante. Ome, R, G, R, A, P, A, I, C, Quindi graphic T, R, T A, R A N, N S, S P, P A, A R, R E, N, E N T, T aperta pa, T, R, U, E. true, true, scritto true, che significa vero. Avrei potuto metterci anche un 1 qui, volendo. Comunque, true. Virgola, C, L, W, CL W P, H, H I I, T T, E E, chiusa parentesi tonda, è chiusa vuoto, tonda. invio. Andiamo su nuova linea. Renderizziamo, c'è il pulsante render, ma io premo la combinazione di tasti che è Ctrl F9. Control F9. Ok, e non è apparso niente perché ancora non abbiamo scritto nessuna istruzione di disegno. Adesso però andiamo a scrivere un'istruzione di disegno. Barra del menu Andiamo file. nel menu Inserisci. Inserisci, Menu inserisci. Immagini sotto scendiamo menu. giù, punti e linee sotto menu. e linee no, Poligoni sotto menu. poligoni no, Curve sotto menu. curve sì, Cerchio punto punto punto. cerchio, ok? Invio, sto lasciando i menu, inserisci cerchio, coordinata centro X casella spin editazione 0. Come x mettiamo 15,
Quindi il grafico misura dalla coordinata 0 alla coordinata 31, cioè ha la dimensione di 32 punti, sia in verticale che in orizzontale. Quindi da 0, lo 0 è un valore ugualmente valido, quindi il grafico non inizia da 1, ma inizia da 0, quindi da 0 fino a 31, che equivale a 32 posizioni a 32 punti. Ok? Chiaro questo? Zero. Quindi, come coordinata del centro del cerchio, noi mettiamo 15. Ove, vuoto 1, 5, 6, 15. 15, Tab, coordinata 10, ove, vuoto 1, 5, 6, 15. 15, 15, 15, esattamente al centro più o meno. Tab, lunghezza, raggio, casella, spine, dittazione 0. Lunghezza del raggio mettiamo 10, ci vado con le freccette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene. Tab, ok, pulsante. Confermiamo, chi vede lo schermo intanto sta vedendo qui il cerchietto che man mano si è formato. Spazio, grafica tattile. E adesso il cerchio è molto più grande e molto più frastagliato. Quelli sono i pixelloni, i pixel del cerchio per la risoluzione bassissima di un'icona. Ricordo che stiamo disegnando un'icona, eh? Un'icona che poi potreste utilizzare ovunque nel desktop, nella risorse nell'Esplora risorse di Windows, nel vostro sito, nel vostro programma, nel vostro software, ovunque. Circle 15 e 15, 10. Ora è apparso un cerchio di colore nero. Linea 3 col 17, dense 4 e 69%, fram 6 e 85%, inserisci. Ok? Ora dentro questo cerchio dobbiamo metterci una B, Fine. così come ho scritto nell'articolo, una B di colore verde. Fine. Invio. Intanto scegliamo il tipo di font, cioè il tipo di carattere che la B deve avere. Barra del menu, fine. Andiamo su sempre Inserisci. inserisci. Menu, dimensioni, opposizione, penna e colori, testo e braille, sottomenu. Testo è braille. Testo, punto, punto, punto. Testo no. Tipo di carattere, punto, punto, Tipo punto. di carattere. Invio, sto lasciando il menu, 10, tipo di carattere, carattere combo, editazione, Arial. Arial lo lasciamo così. Tab, stile, combo, editazione, normale. Stile lo lasciamo così. Tab, dimensione, combo, editazione, 10. Dimensione la portiamo a 16. 11, 12, 14, 16. Ok, battiamo invio. Invio, grafica tattile, senza nome, edita, font, Arial, 16, FS, normal. Abbiamo scelto il tipo di carattere da utilizzare per l'istruzione successiva, per una delle istruzioni successive che sarà quella per disegnare il testo, cioè Fine. la B. Chiusa parentesi La tonda, B è un vuoto. carattere. Invio. Ora scegliamo il colore della penna, che dobbiamo scegliere il colore Barra del menu, file. verde. Sempre in inserisci. Inserisci. Menu, inserisci. Immagini, dimensioni, penna e colori, sottomenu. Penna e colori, è tutto chiaro? Se dobbiamo scegliere il colore della penna, andiamo nel sottomenu dove c'è scritto penna e colori, no? Riempimento, punto, punto, punto. Riempimento, no. Tipo di pennello, punto, Tipo punto, di punto. pennello, no. Colore, pennello, punto, punto, Colore punto. pennello, no. Il pennello è un'altra cosa. Tipo di penna, punto, Tipo di punto, punto. penna, no? Colore, penna, punto, punto, Colore punto. penna, sì. Invio, sto lasciando il menu. Inserisci colore penna. Colore della penna. Nero, 3 di 24. Scegliamo con le frecce il colore verde. Bordeaux, verde. Verde, eccolo qua, e battiamo invio. Invio, grafica tattile, senza nome. Editazione, color pen, cancelletto 008000. Ok, stiamo per Fine. terminare. Invio. Andiamo alla successiva istruzione, che è quella per disegnare finalmente la nostra B. Barra del menu, Andiamo file. sempre in Inserisci. inserisci. Come vedete, il menu inserisci per le finestre guidate è molto importante. Queste cose qui che io sto facendo con la tastiera, chi utilizza il mouse, almeno in parte, può farle anche con il mouse, cliccando nell'area grafica dove è apparso il cerchio. Menu, menu, dimensioni, posizione, sottomenu. Allora, dobbiamo inserire di nuovo il testo. Quindi andiamo in Penna e color, testo e braille, sottomenu. testo e braille Testo, punto, punto, e punto. andiamo su testo, punto, Invio, punto, punto. sto lasciando il menu vuoto. Inserisci testo, digitare il testo che si desidera inserire, editazione. Digitare il testo che si desidera inserire. Che cosa devo fare qui? Devo digitare la mia B. B. E ho scritto B. Tab, Facilissimo, coordinata decima, casella, spine, editazione 0. no? Coordinata X, Gioso dice decima, ma è una X in maiuscolo. Comunque, interpretate anche gli strafalcioni di Gioso, oltre ai miei. Ok? 1. Andiamo a scegliere la coordinata 15, 15, 2. così come il centro del cerchio. 9. 13. 14.
15. 15. Sono andato su con la freccetta. Tab, coordinata Y, casella, spine di stazione 0. Y, sempre 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, perfetto. Tab, punto di origine, alto a sinistra, 1 di 9. Punto di origine è un concetto che ho spiegato nell'aiuto in linea. Se volete andate a cercarlo. Il punto di origine è praticamente, noi scegliamo medio al centro, così che la nostra B verrà disegnata tutta attorno a questo punto. Cioè questo punto 15-15 sarà il punto centrale della B. E quindi la B sarà perfettamente o quasi dentro il nostro cerchio. Tab, ok, pulsante. Spazio, grafica tattile, senza nome. E adesso l'icona è finita. Text, B, 15 e 15, HSM Center. Ok, è stato tutto chiaro? Per salvare l'icona, l'immagine dell'icona, barra del menu, file. Andate qui. Menu, apri, dark, inserisci, salva, vai, salva con nome, salva immagine, punto, punto, salva immagine. Attenzione, per salvare l'immagine dell'icona, se volete salvare invece questo codice, andate salva qui con nome, punto, in salva con nome. Il grafico B tactile è il codice che viene interpretato da Biblos, mentre se vogliamo esportare o salvare il nostro grafico in forma di immagine, salva immagine punto, 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 andiamo qui in salva immagine e possiamo salvare in diversi formati. Ricordate che non tutti i formati hanno la trasparenza. Ad esempio, se voi salvate questo file, questa immagine in formato JPG, il JPG non ha diciamo caratteristiche di trasparenza. La trasparenza, i formati che hanno la trasparenza sono solo, credo sia, ci sia anche il formato GIF, comunque sono il formato ICO, il formato BMP e il formato PNG, quelli più utilizzati sino ad ora, anche il GIF. Comunque anche il GIF dovrebbe avere la trasparenza, se non ricordo male. Comunque provate. Stampa immagine, punto, 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 se volete stamparlo con la stampante a inchiostro, stampa immagine. Stampa tattile, punto, punto, se volete stamparlo, PDRL, stampare questa icona con la stampante tattile, stampa tattile. Escape. Tutto chiaro? Per domande, delucidazioni, qualsiasi altra cosa, collaborazioni, partecipazioni, eccetera, eccetera, iscrivetevi al gruppo di Biblos su Facebook. Basta cercare Biblos Braille e trovate il gruppo e la pagina. La pagina ci date un clic, così i fan della pagina aumentano, anche se è quasi ferma, anche se io pubblico dei post, non fa niente. Al gruppo date un click sull'iscrizione, chiedete l'iscrizione, io vi accetto. Ok, ci sentiamo alla prossima, ciao.